Buona domenica, l'Abruzzo del Pallone, ben ritrovati con l'appuntamento, la domenica sportiva di TV6, ovviamente oggi tutta incentrata sul campionato di Serie D Girone F, perché venerdì sera vi abbiamo raccontato purtroppo la sconfitta del Pescara in casa contro il Perugia, ieri il pareggio in extremis del Teramo a Ravenna. Allora oggi proscenio al campionato appunto di Serie D, che oggi prevedeva un solo derby, lo ha vinto il San Nicolò a Pineto per 0-1, vittorie per il Francavilla con l'Agnonese, per l'Aquila contro la San Giustese, per l'Avezzano contro la Vispesaro, vittoria questa che di fatto quasi chiude il campionato. Escono sconfitte la Vastese nel match di Matelica contro il Matelica per 3-2 e il Nero Stellati di misura, seppur di misura, contro il Campobasso. Questo è il riassunto di una giornata che vi abbiamo raccontato già a partire da questo pomeriggio con Diretta Stadio. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, la raccomandazione come sempre di rimanere all'interno dei canoni della buona educazione e di non fossilizzarsi con 200 messaggi a testa, perché insomma, una volta espresso un concetto può bastare. Io sono particolarmente contento perché stasera al mio fianco ho due allenatori, uno oggi vincente, uno invece che insomma adesso si sta aggiornando, perché fino a qualche tempo fa era in carica e da qualche settimana non lo è più, ma mi fa particolarmente piacere l'ex allenatore del Nero Stellati, oggi solo allenatore ma in tribuna al Mariani Pavone di Pineto per il derby, Matteo Di Marzio. Ciao mister. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Benvenuto nei nostri studi. E poi, come detto, un allenatore vincente oggi 2-0, un gol per tempo contro l'Agnonese, Pierluigi Ervese, tecnico del Francavilla. Ciao mister. Buonasera, grazie. Ben ritrovato nei nostri studi. In redazione lo saluto Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao e buonasera a tutti. Ci hai raccontato questo pomeriggio le emozioni della giornata di campionato, non solo di Serie D, anche delle altre con i collegamenti. Facciamo un po' velocemente un riassunto, anche se vedo Andrea alle tue spalle un frame, perché tra poco saranno disponibili già i servizi sulla nostra piattaforma YouTube, anche sul sito tv6.it. Vedo alle tue spalle il volto del presidente del Pineto, Silvio Brocco, perché diciamo che è la notizia, cioè la notizia dopo la sconfitta è che Amalo rimane al suo posto, ecco, questo possiamo dirlo? Sì, diciamo che il presidente del Pineto ha fatto un richiamo a tutti a scendere dal piedistallo e a tornare umili. Si sono un po' tutti adagiati a Pineto, questo ha detto il presidente Brocco, dobbiamo riprendere una certa via. Assolutamente, perfetto, va bene. Facciamo un po' il riassunto partendo dalla Serie A rapidamente, perché si sta giocando uno dei due posticipi, quello di San Siro tra Milan e Lazio, e sta vincendo il Milan per 2-1 con il vantaggio rossonero segnato da Cutrone, poi il momentaneo pareggio di Marusic e Jack Bonaventura per il 2-1 del Milan. Questi i risultati: Chievo-Juventus di ieri 0-2, Crotone-Cagliari 1-1, ma polemiche per insomma una decisione con il VAR che lascia davvero molto discutere. Fiorentina-Verona 1-4, Genoa-Udinese 0-1, Napoli-Bologna 3-1, Sassuolo-Atalanta 0-3, giocata ieri Spall-Inter, oggi all'ora di pranzo 1-1, Torino-Benevento 3-0, alle 20:45 Roma-Sampdoria. Vediamo rapidamente la classifica, perché continua questo duello tra Napoli e Juventus che sarà bellissimo e probabilmente ci accompagnerà fino alla fine del campionato. Il Napoli riscavalca la Juventus, ma come vedete la distanza è minima. Poi scendendo in basso c'è il Benevento che chiude la classifica a quota 7 punti. In Serie B alle 17:30 c'era Cittadella-Frosinone, vittoria del Frosinone per 1-2 al Pier Cesare Tombolato. E allora la squadra ciociara si riprende, vediamo la vetta della classifica in coabitazione con il Palermo, e sabato ospiterà proprio il Pescara e sarà una partita assolutamente da non perdere, che noi vi racconteremo come sempre, come tutte le partite del Pescara, sabato pomeriggio con Andrea Costantini ovviamente, con Paolo Renzetti a Frosinone. In la Serie C
La saltiamo perché insomma i risultati sono acquisiti. Vi ricordo che domani, notizia ufficiale, ci sarà la presentazione a Teramo di Sandro Federico, nuovo direttore sportivo, alle ore 15, dopo che in settimana era stato presentato Ottavio Palladini dopo l'esonero di Asta e la fine del rapporto con Giorgio Repetto. Serie D, girone F, eccoli qua i risultati della 21esima giornata. Campobasso, Nero Stellati 1-0, Castelfidardo Fabriano 1-0, Francavilla Agnese 2-0, L'Aquila San Giustese 2-1, Mateli Cavastese 3-2, Pineto San Nicolò 0-1, Recanatese e Monticelli 4-0, San Marino Jesina 0-1, Avezzano Vispesaro 1-0. Questa partita è terminata più tardi perché era iniziata alle ore 15. La classifica: Matelica 53 punti a più 9 sulla Vispesaro. Se non è campionato finito, manca davvero poco. 44 punti per la Vispesaro, che si ferma ad Avezzano, si ferma anche la Vastese, che rimane a quota 40. Sale proprio la formazione biancoverde di Giampaolo, 37 punti, 34 per il Castelfidardo, che chiude il lotto delle squadre che oggi sarebbero qualificate ai playoff. 33 punti per l'Aquila e San Giustese, 32 per il Francavilla, che ha una partita da recuperare, quella con il Monticelli, 31 punti per il San Marino, 30 punti per Campobasso e Pineto, ma vedete il Campobasso ha 4 punti di penalizzazione e poi una frattura di 8 punti prima di arrivare alla coppia San Nicolò Jesina quota 22, Olimpia Agnonese 21, Recanatese 18, Fabriano 14, Monticelli una partita in meno come il Francavilla 13, Nero Stellati 7 punti. Comincio proprio da Pierluigi Iervese, a cui chiedo poi un giudizio sul suo Francavilla, ma chiedo se mister, il campionato oggi possiamo definirlo terminato, almeno per il primo posto, oppure ci vuole ancora un po' di pazienza? Io penso da quello che sta facendo il Matelica, sta dimostrando tutto il proprio valore, ma anche sul campo credo che abbia dimostrato qualcosa in più della Vispesaro anche sotto il profilo del gioco, quindi sta meritando ampiamente la prima posizione e secondo me sarà veramente molto difficile per la Vispesaro raggiungerla. Per quanto riguarda il Francavilla, mister, 32 punti, ma con la possibilità, vincendo l'eventuale recupero con il Monticelli, non c'è ancora la data del recupero, di starsi a quota 35 punti e avremmo 3 squadre abruzzesi nei playoff, almeno sulla carta. Poi ovviamente tu potrai fare tutti gli scongiuri che vuoi, ma la situazione numericamente è questa. Sì, abbiamo questa possibilità di recuperare questa partita con Monticelli. Se la dovessimo vincere, sicuramente i 3 punti ci daranno la possibilità di rientrare nelle 4 squadre per i playoff. Però ecco, adesso abbiamo prima il Campobasso e che domenica, e poi sicuramente penseremo al Monticelli e faremo di tutto per vincerla. A Matteo Di Marzio volevo chiedere, mister, poi ovviamente con te affronteremo anche la tua avventura sulla panchina del Nero Stellati, che è vero che quest'anno è stata amara, ma ti ha riservato anche tantissime altre soddisfazioni. Ti chiedo, vediamo la distribuzione delle abruzzesi all'interno della graduatoria, è abbastanza omogenea, cioè ci sono alcune squadre che stanno battagliando per i playoff, per il primo posto non se ne parla, e poi insomma attraversano un po' tutta la classifica, perché poi c'è nella parte centrale c'è il Pineto, il San Nicolò nella zona, diciamo, fuori, quasi fuori dalla zona pericolante, poi il Nero Stellati che è ultimo in classifica, di cui conosce la situazione quasi alla perfezione. Che giudizio dai delle abruzzesi di questo raggruppamento? Ah, sicuramente un giudizio positivo, dai, come Vastese e Avezzano stanno facendo sicuramente bene, ma anche il Francavilla, che al di là che adesso qui Gigi oltre che un amico sta qui, è da dire che è una squadra che se non fosse partita in ritardo rispetto alle altre e non avesse avuto, diciamo, la sfortuna degli infortuni che ha avuto, sicuramente poteva avere qualche punto in più in classifica. Però ecco, già vincendo il recupero a Monticelli si posizionerebbe in una posizione di classifica, quindi in classifica che le permetterebbe di battagliare per i playoff. Pineto forse, vedendo anche la partita di oggi, mi sarei aspettato qualcosa in più dal punto di vista numerico. E San Nicolò è una squadra che è vero che negli anni ci ha abituato ad altri tipi di campionato, però giustamente quest'anno forse
era stato messo in calcolo, ecco, che con la fine poi del rapporto con i Epifani si sono cambiate una serie di dinamiche e quindi si trova a battagliare per la zona della salvezza. Poi ti chiederò anche quali sono le squadre che ti hanno subito dal punto di vista del gioco in maniera particolare, ma iniziamo subito con i servizi. Ovviamente partiamo dalla capolista, il Matelica che batte 3-2 la Vastese, il servizio è fermato per noi da Paolo Renzetti. Come ad Avezzano, la Vastese sotto per 3-0 arriva ad un passo dal pareggio nella tana della super capolista del girone, pagando però dazio ad un primo tempo in cui il Matelica è apparso superiore, trascinato da un grande Magrassi, autore di una doppietta. Poi nella ripresa la reazione di orgoglio dei ragazzi di mister Gianluca Colavitto, che ci hanno provato fino alla fine senza però raggiungere il 3-3, che avrebbe premiato soprattutto la caparbietà di una squadra che non ha mai mollato. Per la formazione di Tiozzo, il successo odierno, che bissa quello della andata all'Aragona, serve per avvicinare la Serie C. Il KO non cambia invece l'ottimo campionato della Vastese, che deve sì guardarsi alle spalle ma che vede anche la seconda piazza ad un tiro di schioppo. Colavitto non cambia formazione rispetto a domenica scorsa e conferma sinistra Casciani, nonostante il ritorno di De Chiara dopo la squalifica. 11 tipo per i marchigiani, Spalti gremiti al Giovanni Paolo II con una corposa presenza nel settore ospiti dei supporters aragonesi. Dirige in un pomeriggio tiepido e soleggiato Giordano di Novara. Al secondo minuto subito locali pericolosi con un pallone perso dagli abruzzesi e conquistato da Magrassi, che se ne va da solo verso Camerlengo andando però a concludere centralmente. Al quinto ancora Magrassi pericoloso con un tiro insidioso che il portiere della Vastese va a deviare in calcio d'angolo. Inizio prepotente dei marchigiani che sugli sviluppi del corner vanno vicini al vantaggio con una conclusione di poco fuori misura di Magrassi. La squadra di Colavitto pian piano esce fuori dalla sua metà campo, ma al 19° sugli sviluppi di un altro calcio d'angolo e Angelilli di testa a mettere alle spalle dell'incolpevole portiere ospite. La squadra abruzzese non reagisce, così la cinica capolista ne approfitta andando a raddoppiare al 26° dopo aver scavalcato Camerlengo in uscita, e ancora Magrassi a griffare la giornata per il bomber marchigiano e la 15ª rete stagionale. Si fa durissima per gli adriatici, che appaiono con idee annebbiate e remissivi al cospetto della prima della classe, che al 32° trova il tris e la doppietta personale con Magrassi, che con un tiro dal limite non lascia scampo al portiere adriatico e con il pallone che si infila all'angolino. Partita che sembra quasi chiusa dopo poco più di mezz'ora e che al 34° Fiore prova a riaprire con la traversa che va però a salvare De Maliá. Il finale di tempo poi regala un'altra emozione al 46° con un colpo di testa di Da Pollonia che finisce fuori di pochissimo. Nella ripresa si ricomincia con Bittai al posto di De Feo e con i padroni di casa pericolosi già al primo con un tiro al lato di Gabbianelli. Al 7° si vede Leonetti per gli ospiti, ma De Maliá dice no e respinge. Al 10° arriva la rete della Vastese su punizione calciata da Pizzutelli in area del Matelica, tocca con la mano Angelilli. Rigore netto assegnato da Giordano di Novara e trasformato da Fiore per il 3-1. Si rianima la squadra del presidente Bolami e continua a premere, anche se al 23° Magrassi di testa sfiora il poker con Camerlengo che blocca sulla linea e con i padroni di casa che chiedono la rete. Al 25° tocco in area matelicese con la mano di Losicco, con la Vastese che chiede il rigore con il fischietto piemontese che lascia proseguire. Il trascorrere dei minuti fa il gioco dei rossi di casa, anche perché la Vastese, pur premendo, non riesce a pungere e anzi al 29° Maronigli a salvare quasi sulla linea su conclusione di Losicco. L'ultimo quarto d'ora diventa poi palpitante, visto che al 36° Brentano atterra in area Bittai. Ancora rigore, gol di Fiore che fa 3-2, gara riapertissima con la squadra del patron Bolami che cerca di gettare il cuore oltre l'ostacolo. I biancorossi ci provano in tutti i modi, anche se allo scadere Tonelli a chiamare a Camerlengo alla parata in calcio d'angolo. Poi 6 lunghissimi minuti di recupero e al 96° il colpo di testa di un soffio fuori di Stivaletta. Per la Vastese arriva la sconfitta, ma la reazione della ripresa lascia ben sperare per la gara di domenica prossima in casa della Jesina. Ecco, rientriamo tra un po', sentiremo anche le parole dei due tecnici, però prima volevo un
commento dai due allenatori che abbiamo in studio su questo fatto, insomma, che questa Vastese che adesso ha preso nel 2018 questa strana abitudine di andare sotto di tre e poi provare una rimonta che però poi spesso non riesce. Volevo chiedere innanzitutto a Di Marzio se insomma, come vedi questa Vastese 2018, un po' anche se oggi non era facile. Vabbè, oggi non era facile perché ne parlavo prima con Cicci. Il Materica secondo me è una squadra che da tutti i punti di vista, di fisicità, di tecnica, forse sicuramente la squadra migliore del campionato, quindi andare a giocare contro il Materica sicuramente è una partita un po' dura per tutti. Sì, ultimamente sta capitando, poi è vero che la Vastese è una squadra giovane, secondo me è anche una squadra costruita benissimo, sta facendo secondo me un ottimo campionato, forse anche al di sopra delle aspettative che si erano create intorno a questa squadra. E certo, una volta che vai sotto tre gol a Matelica diventa difficile e complicato poi rimetterla su una partita. Ci sono riusciti con due rigori, però poi alla fine è andata male. Invece a Perugia del Vese volevo chiedere se ha la sensazione, insomma, che la Vastese, avendo capito che per il primo posto oramai non è quasi impossibile, un allenatore come può essere Colavito, ma come può essere qualsiasi altro, un po' vada in gestione del campionato, nel senso, ci può stare di perdere a Matelica, poi so che ho una partita interna e devo vincerla, perché devo, insomma, rimanere, l'obiettivo è quello di rimanere all'interno di quei quattro posti che assicurano i playoff. Cioè adesso può andare un po' in gestione la Vastese? Ma non lo so, io penso che secondo me ha avuto qualche problema nelle ultime partite, soprattutto perché ha avuto anche qualche infortunio importante di giocatori che nella Vastese fanno la differenza. Ha avuto anche qualche rosso di troppo, De Chiara? Assolutamente ci può stare, perché la Vastese, come diceva Matteo, sta facendo un campionato veramente molto bello. È una squadra che gioca bene, diverte, e secondo me sicuramente arriverà dietro alle due Matelica Vispesaro. Vediamo un po' gli episodi da Moviola, sono due, eravamo in entrambi i casi sul 3-1 per il Matelica, c'è un gol non gol proprio per la formazione di Chiozzo, c'è questa parata di Camerlengo. Ora capirete da voi già a velocità normale che diventa praticamente impossibile stabilire se sia gol o non gol. Non vi chiedo, non lo so se voi avete una sensazione, perché altro non posso chiedervi. È anche coperto dal numero 5, cioè, è difficilissimo. Difficilissimo. Secondo episodio da Moviola, lo rivediamo, intanto rivediamo ancora questo episodio, ma capirete bene, c'è questo colpo di testa di Magrassi, Camerlengo para in due tempi, la sensazione e che la palla sia ancora al di qua della linea, quindi che non sia entrata totalmente, ma ripetiamo, è una sensazione, perché capite che è complicato, non disponiamo di altre immagini per chiarire meglio la questione. Due minuti più tardi, rigore dubbio in area del Matelica, forse c'è un tocco di mano, vediamo, protesta Bittai, c'è il tocco del numero 5 che è Losicco. Lo rivediamo ancora una volta, che ve ne pare? Involontario, ma secondo me ci può anche stare, calcio di rigore assolutamente, perché dietro c'era il giocatore della Vastese che avrebbe potuto sicuramente concludere in porta. Manca completamente il contatto con la suola. Scordinato. Errore di controllo, però poi effettivamente la palla la sposta proprio. Quindi ci può stare, secondo me. Ti hanno procurato, insomma. Questo era un rigore che manca dunque alla Vastese, che poi ne avrebbe avuto uno successivamente per il 3-2. Io direi di scendere negli spogliatoi e ascoltare Chiozzo e Colavito, perché peraltro l'allenatore del Matelica fa anche una piccola analisi sulle squadre che si giocheranno i playoff, almeno le quattro che sono alle spalle del Matelica. Ma credo che noi abbiamo giocato un primo tempo straordinario contro una squadra straordinaria. Se oggi abbiamo perso la miglior difesa d'Europa, va fatto un complimento alla Vastese, ma continuiamo
abbiamo fatto 3 gol contro una squadra fortissima. Non voglio reclamare sul gol non gol di Magrassi, voglio sottolineare che abbiamo sfiorato più volte il secondo tempo, il quarto gol con da Polonia, alcune ripartenze importanti. Chiaramente loro sono una squadra che attacca alta e noi siamo andati a cercare gli spazi alle loro spalle e lì gli abbiamo fatto un grande male. Su palla mossa penso che noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario, loro hanno battuto un po' di punizioni, è vero, bravi sui cambi di gioco dove c'hanno i giocatori bravi uno contro uno, si poteva soffrire. Io credo sia una vittoria, non mi piace parlare degli arbitri, non mi piace parlare degli avversari, ma sia una prestazione straordinaria da parte del Materica. A proposito di squadre che inseguono, se così vogliamo dire, un Materica con un piede e mezzo in Serie C, le chiedo, tra Vispesaro, Vastese ed Avezzano, qual è la squadra che secondo lei può fare meglio per aggiudicarsi il secondo posto? Guardi, a casa mia si dice para, puntini, puntini, puntini. Io non voglio fare il para, voglio essere obiettivo. Oggi all'andato ho trovato una Vastese straordinaria per intensità. Ricordiamoci che la Vastese è giovane come noi, è una squadra straordinaria, ho fatto i complimenti al mister, in fase sembra un po' il Napoli, lui si rivede un po' in Sarri e vi posso dire, è vero, vi posso dire che in individualità il Pesaro è qualcosa di straordinario, c'hanno dei giocatori veramente esperti ma veramente grandissimi giocatori. E l'Avezzano ha un'organizzazione, una squadra che ci assomiglia molto, ha una grandissima organizzazione, difensiva, offensiva. Colavitto, come ad Avezzano, anche oggi in casa della squadra che sta dominando il campionato, la Vastese sotto di 3 reti è arrivata ad un passo dal pareggio. Sì, ma non mi piace questo, sta situazione. Abbiamo regalato i primi 2 gol e questo mi dispiace, volevamo rendere il campionato un po' più vivace. Non ci siamo riusciti, però c'è stata la reazione e quindi ripartiamo da quella. Una reazione importante della squadra, perché dopo un primo tempo difficile c'è stata la forza di comunque ribattere colpo su colpo al Materica. Il primo tempo c'era stata anche la traversa Fiore. Ma a proposito di gol, sulla prima rete del Materica abbiamo visto quel calcio di punizione dalla tribuna, non abbiamo capito molto cosa è accaduto. Almeno io non mi permetto di giudicare l'operato dell'arbitro, purtroppo sono quegli episodi che succedono in partita, è successo questo, andiamo avanti. Dispiace, ti ripeto, dispiace perché fai tanti sacrifici e poi fai qualche regalino alla prima della classe, non va bene, chiaro. Un applauso anche ai tifosi che oggi sono arrivati, sono venuti numerosi qui a Materica, che non è sicuramente una trasferta agevole. Hai detto bene, mi dispiace pure per loro che comunque dal primo al 96esimo si sono messi ad incitare la squadra. Ci credevamo pure nel miracolo, ecco, nel portare a casa almeno un punticino. Non ci siamo riusciti, ci dobbiamo rimboccare le maniche e cercare di continuare a lavorare e portare a casa più punti possibili da muovere alla fine del campionato. Le riporto una battuta, una dichiarazione del tecnico del Materica, ha detto la Vastese è la squadra più forte che abbiamo affrontato in questa stagione, detto dal tecnico della squadra che sta dominando il campionato. Io lo ringrazio, ma lo stimo, vi faccio i complimenti, sta dominando questo campionato, è una persona seria, comunque andiamo avanti. Dunque sconfitta per la Vastese 3-2, non è riuscita alla rimonta, così come purtroppo non è riuscita oggi, non gli era riuscita neanche nella scorsa volta contro l'Avezzano. Con Fofana abile e arruolabile, ci hanno scritto sin dalla prima giornata, mister Francavilla sarebbe stato primo. Ora, probabilmente magari primo no, ma qualche posizione in più. Perché siamo per vedere il tuo servizio, no, ecco, no, perché prendo in prestito l'SMS. Ma ho sempre detto che il miglior acquisto di gennaio era Fofana, perché è un giocatore troppo importante per la nostra squadra, ma soprattutto è un giocatore forte, un giocatore che ha i tempi di gioco e fa giocare bene la squadra e ha una tecnica veramente sopraffina per la categoria. È un giocatore, poi un ragazzo molto disponibile, un generoso, e sono contento che è riuscito a superare il periodo negativo, anche perché, ripeto, lo abbiamo perso per 4 mesi e per noi è stata veramente una grandissima perdita. Ci andiamo a vedere. Francavilla Agnonese 2-0, il servizio è firmato per noi, Dania Cantagalli, vediamo.
purtroppo. Il Francavilla soffre, rischia ma suona l'ottava contro l'Olimpia Agnonese. Un gol per tempo condannano i molisani e regalano ai giallorossi l'ottavo risultato utile consecutivo. Iervese ritrova Zerbo dopo la squalifica, con l'attaccante che parte però dalla panchina per lasciare spazio ai confermati Fofanà e Palumbo in avanti. Il Francavilla parte con il piede giusto, Di Cecco vede il movimento di Milizia, il cui diagonale ad incrociare finisce però fuori. L'Agnonese, che cerca punti vitali in ottica salvezza, giocherà un primo tempo perlomeno alla pari dei giallorossi. I padroni di casa sono fortunati al 14esimo nel vedere Giglio liberato da una punizione di Guerra, non impattare bene con il pallone poi a due passi dalla porta. Due minuti più tardi Spacca calcola male il tempo d'uscita dagli sviluppi di un angolo. Il pallone arriva a Santoro, che però tutto solo e a porta vuota non inquadra lo specchio. Il Francavilla rischia ancora quando Giglio, di prima intenzione, indirizza di un soffio fuori. A togliere le castagne dal fuoco ai giallorossi ci pensa Molenda. Il centrocampista è bravo ad inserirsi e Fofanà altrettanto a vederlo in area, servendogli un pallone da spingere solo oltre la linea di porta. Il vantaggio della squadra di Iervese non tramortisce gli ospiti, che continuano a premere. Al 32esimo Spacca riesce in qualche modo ad intercettare il tocco di prima intenzione da due passi di Giglio. È Palumbo a cercare di dare la sveglia ai suoi, ma l'attaccante fa tutto bene al 44esimo, non riuscendo però poi a trovare la porta. La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo, con il Francavilla che subisce la pressione dei molisani. È ancora Palumbo però a tentare di far qualcosa in solitaria, partendo palla al piede e trovando sul più bello la deviazione in calcio d'angolo di un difensore ospite. L'attaccante ci riprova poco dopo il quarto d'ora, lasciando Rullo sul posto ma non trovando lo specchio della porta. La pressione costante ed un po' di stanchezza spingono però l'Agnonese ad allungarsi, lasciando ampi spazi ai giallorossi. Al 21esimo in ripartenza Fofanà non inquadra la porta dalla distanza con Faiella in uscita. I tempi però sono maturi per il raddoppio. Dagli sviluppi di una punizione calciata da Palumbo, i molisani fanno arachiri, con Fofanà pronto sulla ribattuta corta di Faiella ad insaccare per il 2-0. Clamorosa è l'occasione che si divora di Renzo alla mezz'ora. In ripartenza Mele e lo stesso terzino si ritrovano davanti alla porta, ma il tiro che fa partire il giocatore giallorosso a porta vuota è troppo debole e consente a Frabotta di salvare tutto. È l'ultima occasione degna di nota del match, prima di vedere il Francavilla esultare e pensare già al prossimo impegno casalingo, anticipato a sabato prossimo contro il Campobasso. Mister, il 2-0 racconterebbe di un certo tipo di gara, invece poi sul campo si è visto comunque un Agnonese che ha lottato, ha provato a segnare e non è stata forse fortunata. Ma senti, purtroppo da quando siamo venuti io e il mister Di Meo abbiamo tantissimi complimenti, però come succede ogni domenica, complimenti, poi il risultato è sempre quello negativo. Anche oggi abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo dimostrato che siamo una squadra viva, che vogliamo raggiungere un risultato, che è la nostra salvezza, il nostro scudetto, solo che purtroppo per mancanza forse di attenzione c'è sempre qualcosa che ci porta a negatività. I ragazzi vogliono anche loro questa salvezza, deve forse cambiare qualcosa, maggiore attenzione, più cattiveria, perché sicuramente quello che stiamo facendo non basta, dobbiamo dare qualcosa in più tutti quanti, noi da parte dello staff e sì anche i giocatori. Era Dell'Oglio, Antonio Dell'Oglio, il vice di Pino Di Meo, ovviamente ad Agnone. Il prossimo anno, mister Iervese, con qualche ritocco possiamo ambire alla Serie C o possiamo sperarci già da quest'anno? Grande mister, continua così, Francavilla ti ama. Come rispondiamo a questo messaggio? Quest'anno cerchiamo di... il nostro obiettivo, vogliamo assolutamente entrare nei playoff, lo vogliamo fare, ci vogliamo riuscire, e secondo me abbiamo tutte le carte in regola per poter riuscire ad arrivare a questo obiettivo. Perdona, pensavo avessi terminato. Vogliamo soltanto continuare a fare quello che stiamo facendo, cercare di far parlare il campo, e se dovessimo riuscire a raggiungere questo obiettivo poi sicuramente potremmo giocarci anche la vittoria dei playoff. Cosa ti ha convinto della partita di oggi? Che cosa ti è piaciuto del Francavilla di oggi? Oggi, a parte i primi 10 minuti, che oramai diventano la normalità per noi, concedere qualche occasione all'avversario, io penso che la squadra abbia fatto veramente una buona partita, ha avuto in mano il gioco, ha cercato con equilibrio e con idee, ha cercato più volte di portarsi in vantaggio. Una volta che abbiamo fatto gol abbiamo avuto anche più spazio per cercare anche di ripartire in contropiede. Devo dire che
che come si dimostra ogni domenica, le partite facili non esistono, anzi soprattutto queste partite sono quelle più difficili, perché le squadre sono tutte belle organizzate e vogliose di fare punti. Il nostro obiettivo unico deve essere soltanto quello di continuare il nostro lavoro per cercare di raggiungere le vittorie, cercando anche soprattutto di giocare un buon calcio. Io a Matteo Di Marzio volevo chiedere qualcosa del Francavilla, perché probabilmente, come riprendo un sms che è arrivato forse una o due settimane fa, forse in molti non hanno considerato il Francavilla come davvero una probabile protagonista e come una mina vagante se dovesse entrare ai playoff, perché questa squadra, poi voi prendete l'organico e andate a vedere, è una squadra, e anche le partite che riesce a fare, una squadra che può vincere con chiunque, vero? Quello sicuramente, solo secondo me chi dice questo o non vede calcio oppure non è un addetto ai lavori. Questa è una squadra che, come dicevo prima, può essere non solo la mina vagante, ma è una squadra che, se non fosse partita in ritardo rispetto agli altri e se non avesse avuto gli infortuni e la sfortuna che ha perseguitato questa squadra con qualche infortunio di troppo, già rinunciare a questa categoria, in questa categoria, 4 mesi a Fofana, già la dice lunga. E quindi è una squadra che, ecco, poi i campionati si decidono sempre non a settembre né a dicembre, ma la maggior parte si decidono sempre a marzo, giù di lì, e quindi questa è una squadra che, non lo dico perché per piaggeria verso gli erbesi, ma è una squadra che dovesse recuperare tutti gli uomini a disposizione, e sicuramente non sarà la mina vagante, ma sicuramente fino alla fine darà filo da torcere a tutti. Anche perché, mister, ci stiamo dimenticando anche, abbiamo detto di Fofana, ma ci stiamo dimenticando che da poco è arrivato anche Domenico Di Cecco. Ecco, come sta Di Cecco? Che percentuale è l'esordio settimana scorsa? Oggi l'abbiamo visto titolare, come sta? A parte che ci tengo a dire che è un ragazzo, un professionista vero, un ragazzo serio, bravissimo. E c'è stata la possibilità di prenderlo e il primo ad essere contento sono stato io, perché è un ragazzo che darà sicuramente la possibilità anche ai tanti ragazzi. Noi soprattutto in mezzo al campo giochiamo con Mele 98, sì, Mancini 98, avevamo dipinto 97, quindi avevamo bisogno di un giocatore di esperienza che potesse anche dare mano a questi ragazzi. Lui si è messo a disposizione, è un ragazzo formidabile e sono convinto che la sua esperienza servirà tantissimo a questa squadra. Io vado in redazione, se mi sente, da Andrea Costantini, perché Pierluigi Gervese ha a disposizione nel suo organico un giocatore che Andrea Costantini ha consigliato un po' di tempo fa, Baba Youssef, vero Andrea? È uno di quelli che hai segnalato come uno dei talenti più fulgidi di questo girone. Poi chiederemo, sì, anche a Gervese un giudizio su questo. Ma se lo conosco, il merito è suo, il merito è di Gigi che ha creduto in Youssef, perché non è che lo conoscessi prima, dopotutto è un 99, quindi va per i 18-19 anni, cioè ne ha 18, ne farà 19, quindi io prima non l'avevo visto. L'ho visto la prima volta, se non ricordo male, in Francavilla L'Aquila, mi stupì. Nelle prime partite giocate ebbe un approccio determinante sull'andamento delle partite e quindi mi è sembrato subito un giocatore di prospettiva, perché ora quando si parla di ragazzi che possono avere una carriera importante non puoi che parlare di ragazzi del 97, 98, 99. Per gli altri non dico che sia tardi, ma diciamo che se parti dalla Serie D e sei un 21enne, 20enne, 19enne, 18enne, c'è una prospettiva importante. E lui appartiene a quella nidiata di 99 che può fare strada, può fare carriera. Almeno a me così è sembrato. Poi magari Gigi può parlarne più diffusamente. Allora, è un giocatore, sono d'accordissimo con Andrea, è un giocatore che ha, secondo me, una grandissima prospettiva. È arrivato da noi, lo vidi giocare in un amichevole con il Pescara, andai a Poggio, mi colpì subito la sua grandissima fisicità, sicuramente
è un giocatore che non ha avuto una scuola alle spalle e deve migliorare tantissimo sotto il profilo soprattutto tattico, perché ha poche conoscenze, ma è un ragazzo che lavora bene e penso che veramente per la fine della stagione è un ragazzo che potrà crescere tantissimo sotto tutti gli aspetti e credo che l'anno prossimo possa avere sicuramente la possibilità di fare un campionato. Già pronto per i professionisti? Ma sicuramente ancora tanto da migliorare e da imparare, ma quella sua fisicità sicuramente gli permetterà di poter affrontare un campionato superiore. Poi ti chiederemo anche degli altri ragazzi, non solo di Youssef, perché prima li hai citati, degli altri ragazzi del Francavilla che sono giovanissimi ma che stanno dando tantissimi risultati. Però, sì Andrea. Devo dire che tra i giovani del Francavilla, anche se lui gioca già da qualche stagione, Molenda mi sembra un altro giocatore 97 che può fare strada, perché non è alto ma è strutturato, e poi è un giocatore che può fare l'esterno d'attacco, può fare la mezzala, mi sembra anche un generoso, cioè uno che ha la testa per poter salire di livello, mi sembra. Sì, Giuseppe è un giocatore molto, molto valido, è un ragazzo a parte di una serietà spaventosa, non sembra un fuoriquota ma un veterano. Un ragazzo, lui è un esterno alto, è venuto come esterno alto e non mi convinceva in quella zona di campo e lo provai prima mezzala e stava facendo molto bene. Da quando abbiamo cambiato modulo che stiamo giocando col 3-5-2, lui fa il quinto e credo che quel ruolo sia il ruolo suo proprio, perché riesce a fare tutte e due le fasi, sia la fase offensiva ma soprattutto fa bene anche la fase difensiva, quindi è un ragazzo che può ricoprire più ruoli ed è sicuramente un ragazzo importante. Ma ci tengo pure a dire che per fortuna noi di fuori quota ne abbiamo molti ragazzi, sono molto validi. Da Mele, che sta facendo secondo me un grandissimo campionato, di Pinto, di Renzo, Sanseverino, di Pietrantonio, che è un ragazzo affidabile, un ragazzo che dà sempre il suo contributo. E abbiamo preso anche il portiere Fargione dal Pescara al 99. Devo dire che a livello di Mancini, che ha fatto un inizio di campionato importante e che purtroppo adesso è infortunato, ma credo che abbiamo un bel gruppo di ragazzi fuori quota che potranno fare veramente bene. Mi senti, faccio sentire adesso, prima della partita, noi abbiamo intercettato proprio sotto all'ingresso del Vallianzuca il presidente Candeloro, perché insomma questa settimana anche attraverso i social insomma qualche risultato non gli era andato proprio a genio, e peraltro in settimana è uscita anche questa notizia, poi in realtà confermata dallo stesso Candeloro, di un interessamento per una quota o per l'intera totalità, per la totalità del pacchetto azionario del Teramo. L'ha intercettato Ania Catagalli, ascoltate le risposte, poi le commentiamo. Presidente, abbiamo letto dopo il pareggio contro il San Nicolò alcuni post suoi su Facebook, forse un po' delusi per il pareggio appunto maturato domenica scorsa. La delusione è passata? Strategie di comunicazione, ogni tanto si butta un sasso nello stagno per sortire qualche effetto. La delusione non è per la squadra, è per i risultati che possiamo avere, perché giochiamo bene, forse meglio di moltissimi altri, e spesso poi non riusciamo a raccogliere, un po' per gli infortuni che ci hanno perseguitato, però poi bisogna ricaricarsi per le partite successive e ripartire sempre. Altro argomento della settimana sono stati i contatti con il Teramo, con il presidente Luciano Campitelli. Cosa c'è di vero, a che punto siamo e se effettivamente qualcosa potrà essere fatto? Altre strategie di comunicazione. Il mio progetto di calcio parte da Francavilla, ma non è solo Francavilla, quindi ci sono movimenti dappertutto. Quando poi i movimenti si consolideranno in un progetto ve lo racconterò. Ma Gilberto Calderolo potrebbe accontentarsi di una partecipazione o vorrebbe qualcosa in più magari per quanto riguarda il Teramo? Vorrei incontrare delle persone che possano condividere in pieno il progetto, poi non è la quantità numerica che fa la differenza, ma l'aderenza di un progetto ambizioso e multidisciplinare. Il Francavilla nei playoff è il suo sogno per questa stagione? Non è un sogno, dovrebbe essere una realtà, perché la squadra è importante, l'investimento è stato importante, lo staff tecnico è di primissimo ordine.
Abbiamo preso dei calciatori di spicco anche in questa campagna d'inverno, anche a 20 punti dalla prima, vuol dire che ci crediamo. Io credo che questa squadra comincia adesso a generare. Da 7 partite siamo imbattuti, vinciamo ancora poco, ma credo che non sia un sogno. Il sogno è quello un po' più là dei play-off. I play-off dovrebbero essere una normale realtà. Sogno quindi è Francavilla in Serie C? Beh, è l'ambizione del miglioramento continuo. Dopo la D c'è la C. E questa è l'intervista della nostra Ania Cantagalli a Gilberto Cadeloro prima della partita. Hai sentito, mister ha detto le dichiarazioni in settimana non sono altro che una strategia comunicativa. Si lancia la pietra nello stagno e qualcosa succede. Evidentemente ha ragione Cadeloro. Noi abbiamo una fortuna grandissima di avere un presidente come il presidente Cadeloro, perché parte come persona, ma è una persona ambiziosa che vuole raggiungere obiettivi importanti e quindi come tale vuole vincere. Sì. Cercheremo di accontentarlo in tutte le maniere. Ha costruito una società solida, una società organizzata in pochissimo tempo. Abbiamo messo secondo me le basi per poter fare qualcosa di veramente importante per il futuro. Lui deve sicuramente, è ambito da tutti, come puoi vedere Teramo sì, lo sì. Vogliono tutti, proprio perché è una persona, a parte la sua solidità economica che è importante, ma soprattutto perché è una persona molto intelligente, una persona competente, una persona che sa quello che vuole e secondo me in poco tempo raggiungerà quello che è il suo desiderio. Peraltro io vorrei un parere da Andrea in redazione, perché Andrea, anche sul discorso Teramo, Cadeloro ha detto che è una strategia comunicativa anche in questo caso, però poi non si è limitato a questo. Ha parlato di diversificazione degli investimenti e della necessità di condividere con qualcuno che potrebbe essere, in questo caso se si parla di Teramo, Luciano Campitelli o anche altre persone, la necessità di condividere un progetto, ovvero io, Gilberto Cadeloro, ho un progetto, chi lo condivide può fare un tratto di strada con me. Ho interpretato male? Sì, ma qual è il progetto? Ecco, questa è la grande domanda, perché poi alla fine si può essere presidenti di una sola squadra. In realtà ecco, c'è anche l'esempio di Lotito, che è il proprietario di più squadre in più categorie. Io non so se Cadeloro riuscirà a essere proprietario di società in più categorie. Se dovesse essere proprietario, quindi maggiore quotista di una sola società, quale sarà? Sarà il Francavilla o sarà ad esempio il Teramo di cui si parla? Perché poi il nocciolo della questione è questa. Poi ci possono essere delle società satellite, cioè delle società che tu puoi utilizzare per diversificare gli sbocchi dei calciatori. Abbiamo diversi esempi anche in Abruzzo con le collaborazioni che ad esempio ha attuato il Pescara con squadre come il Teramo in C, ma anche in Serie D come ad esempio il Pineto, come è stato soprattutto in passato il San Nicolò. Certamente a Francavilla quest'anno ci sono state delle criticità che sono state evidenziate dallo stesso presidente, che sono sfociate anche in quel battibecco con il sindaco Luciani. A Francavilla ci possono essere presupposti per fare calcio. Certo che Teramo è una realtà che fa la C da diversi anni, che ha ottenuto anche una promozione in Serie B, dove c'è uno stadio di un certo livello, strutture di un certo livello, quindi io capisco che un presidente che vuole fare il professionismo come lui sia attratto da una piazza come Teramo. Ha anche chiesto di collaborare con il presidente del Pescara Sebastiani per lo stadio nuovo. Insomma, c'è qualcosa che arde sotto la brace. Vedremo poi se al di là di questo pur parler o di questo guardarsi negli occhi poi si passerà degli atti concreti. Vedremo anche quali saranno le altre volontà. Ecco, per esempio, giustamente un amico da casa ci scrive: per multidisciplinare, che cosa intendeva Cadeloro? Più sport, ecco, sport non differenti. Lo so, ci sono anche le polisportive,
Ci può stare, però a me sembra che ora lui abbia il calcio come riferimento. Poi una volta che dovesse stabilizzare gli investimenti nel calcio, magari si potrà pensare anche ad altre discipline. Però stavo finendo con Sebastiani da una parte, Campitelli dall'altra, ci sono anche le volontà di altri imprenditori, bisognerà poi trovarsi. Certo, la forza economica che mette sul piatto Gilberto Candeloro è notevole. Quindi se poi ci sono delle difficoltà di alcune società ad andare avanti, ecco, la sua forza economica può fare la differenza. Perfetto, noi ci fermiamo, siamo andati un po' lunghi in questa prima parte, ci fermiamo per la pubblicità, al rientro ovviamente parleremo di Pineto San Nicolò, a tra poco. Sotto. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, ci trasferiamo subito al Mariani Pavone di Pineto, dove vince il San Nicolò 1-0. Il servizio è firmato per noi da Roberta Di Sante, vediamo. Seconda sconfitta consecutiva per il Pineto, che cede in casa al cospetto di un San Nicolò ben organizzato e messo in campo da Montani. Non basta agli adriatici il turnover operato da Amaolo per cambiare l'atteggiamento di una squadra parsa confusa e troppo rinunciataria, sbiadita fotocopia della compagine che aveva battuto la capolista matelica. Nel 4-3-3 dei locali torna Mazzocchetti tra i pali, Orlando fa coppia centrale in difesa con Pomante, mentre Veroni sostituisce lo squalificato Fiumara. Centrocampo torna Zane, mentre in avanti Di Rocco e Gragnoli vengono preferiti a Cercelluti e Tomassini. Montani schiera Di Berardino in porta in luogo dell'influenzato Cannella. Nel 4-3-3 rientra Bagaglini in difesa, mentre in extremis Moretti sostituisce Tiboni, infortunatosi durante il riscaldamento, un cambio che si rivelerà decisivo. Il centravanti è uno dei più attivi fin da principio e al terzo è suo il primo tiro nello specchio della porta, che chiama all'intervento Mazzocchetti. Risponde il Pineto al sesto con un tiro a volo di Esposito fuori bersaglio. La squadra di casa è contratta e il San Nicolò ne approfitta. Al 24esimo Moretti, nel tentativo di incunearsi in area, viene ammonito per simulazione. Il centravanti era diffidato, salterà la prossima partita. Il Pineto non riesce ad imporre il proprio gioco. Il San Nicolò si chiude con ordine e blocca le fonti di gioco locali, per poi proporsi con ripartenze come quella che porta al meritato vantaggio ospite, che giunge al 28esimo quando la discesa di Massetti da in là per la spaccata vincente di Moretti, che ha postato sul secondo palo, anticipa Pomante e insacca all'angolino opposto alle spalle di Mazzocchetti. La reazione della formazione di casa è sterile. Al 32esimo Mariani prova di testa fuori misura, al 33esimo Di Rocco dalla destra chiama all'intervento di Berardino, poi Gragnoli viene fermato in offside. In avvio di ripresa Amaolo inserisce Pepe per capitan Pomante e proprio il difensore si rende pericolosissimo al settimo, col prendo di testa la traversa. Girandola di cambi poi per i due tecnici, con Amaolo che richiama a sé anche Gragnoli e Di Rocco per Tomassini e Cercelluti, mentre Montani inserisce Cane per Monaco e Massetti lascia il posto a Mozzoni, che torna in campo dopo 3 mesi di infortunio, l'ultima partita all'Aquila il 29 ottobre scorso. Il leitmotiv della gara però non cambia. La partita è confusa e le occasioni importanti scarseggiano. Al 21esimo Orlando ci mette il piede spedendo al lato, rischia poi ancora il Pineto al 24esimo quando Pepe salva in rovesciata sulla linea con Mazzocchetti battuto. Il centrocampo fatica a far filtro, la partita non è di quelle spettacolari e il San Nicolò sembra poter gestire il vantaggio. Provano a portare pressione prima Tomassini con una girata in area, ma la sfera termina al lato, e poi Marianeschi dalla distanza, ma è troppo poco per un Pineto chiamato ad un riscatto che non c'è stato e che si chiude negli spogliatoi a fine partita per oltre un'ora ad esaminare una prestazione indubbiamente da rivedere in un periodo difficile. 3 punti d'oro invece per il San Nicolò, che conquista la prima vittoria in trasferta dell'era Montani e fa un passo in avanti importantissimo in chiave salvezza. Mister Fabio Montani, prima vittoria in trasferta della sua gestione, avete studiato bene questa partita, la squadra ben messa in campo non ha permesso al Pineto di giocare, vittoria meritata. Sì, penso di sì, su questo non c'è dubbio. Penso che oggi i ragazzi hanno fatto una partita, direi, quasi perfetta. Io a loro avevo detto sia oggi che ieri mattina, parlando un po' tra di noi, che avevo visto una settimana molto molto positiva e quindi avevo buone sensazioni, perché in settimana devo dire che hanno alzato l'asticella come intensità, come qualità negli allenamenti, quindi avevo buone sensazioni, e oggi sul campo si è visto, perché veramente hanno fatto una prestazione
di alto livello. Sì, il destino esiste, però credo che a parte questo, quello che è importante è che tutti quanti in questo momento si fanno trovare pronti. Sabato noi con Francavilla a un certo punto ho dovuto mettere bontà centrale di difesa, perché può capitare che a volte perdi qualcuno, come è successo oggi con Tiboni, e Moretti si è fatto trovare presente. Quindi questo è il merito, è loro, perché tutti i giorni mi danno tantissima disponibilità e io dico loro che il punto di partenza è questo, è la disponibilità, poi in mezzo al campo si vede. Mister Amaulo, una prestazione sottotono, una squadra che oggi non ha girato come doveva girare, che cosa è successo in questa partita? Ma cosa è successo? E quando mai nei momenti negativi, come magari sta succedendo in questo momento, temevo un po' di mancanza di fiducia da parte della squadra, non un po' paura, un po' di paura, diciamo, no, fiducia no. E questo si è visto nei minuti iniziali, dove magari c'è stato una miriade di errori, di passaggi sbagliati, si vedeva che la squadra non stava serena, tranquilla, sbagliava le cose semplici. Il San Nicolò ne ha approfittato, ha fatto un paio di ripartenze e ci ha messo in difficoltà, e Suna è uscito il gol, e poi alla fine già era di per sé a livello psicologico difficile questa partita, e un po' ecco, abbiamo accusato il colpo e abbiamo provato a rimettere in sesto la gara, ma oggi è una giornata un po' difficile, è un momento particolare, però diciamo le sconfitte servono per far capire tante cose, e se abbiamo carattere e voglia di ripartire lo possiamo fare, perché l'abbiamo dimostrato in precedenza. In questo momento un po' difficile, penso che la medicina migliore sia soltanto due cose: parlare poco, lavorare tanto e cercare di trovare un risultato che ti possa far ripartire con l'entusiasmo, come è stato magari il girone d'andata, dove magari da un risultato importante siamo ripartiti con il più giusto. Eccoci rientrati, allora, vittoria meritata da quello che oggi è andata male, proprio il San Nicolò ha battuto la mia squadra del cuore, va bene, prendiamoci anche questa di sciocchezza, tanto alla fine, vabbè, lasciamo perdere. Momento complicato per il Pineto, chiedo a Matteo Di Marzio. Dall'altra parte invece momento molto positivo per il San Nicolò. Che partita hai visto? Oggi tu eri proprio sugli spalti del Mariani Pavone. Che partita hai visto? Ho visto una partita dove, per quanto riguarda il Pineto, sinceramente mi sarei aspettato molto di più. È vero che veniva da molti pareggi, cioè molti risultati consecutivi, poi dopo Vasto. Ma sinceramente forse dopo il 3-3 col San Marino questa squadra forse non ha perso qualche certezza, e sinceramente ho visto una squadra un po' pigra, una squadra oggi è la prima volta che la vedevo, l'altro ci ho giocato contro con poche idee, dall'altro invece ho visto una squadra molto, molto pimpante, il San Nicolò, una squadra che ha interpretato una partita benissimo, alta, corta, sempre il raddoppio sui possessori di palla, subito giocare in verticale, andare ad aggredire campo in avanti, e infatti il risultato è stato la diretta conseguenza di una partita giocata secondo me benissimo, bene dal San Nicolò e in maniera opposta dal Pineto. Tu peraltro hai anche giocato a Pineto. Quando il Pineto ha fatto l'ultima volta la Serie D? Oddio, questo non lo so, però sì, negli ultimi anni 90, vabbè, Pineto sono molto legato, ho tanti amici sia che non stanno più nel calcio, ma anche tante persone che sono ancora nel calcio, come il presidente Silvio Brocco, come Roberto Giammarino, che allora era il tuo capitano. Era il mio capitano, come Eugenio Natale, che era il mio allenatore, oggi è responsabile di un settore giovanile dove hanno grandi progetti e grandi prospettive. A proposito del presidente Brocco, che stiamo per andare ad ascoltare, come pensi, perché tu non l'hai vista, come pensi che l'avrà presa questa sconfitta e questo momento del Pineto? Ma vabbè, sicuramente quando si perde in casa sicuramente non bene. Poi lui, il presidente, è una persona che
persona, dico, speciale, una persona che vuole investire, una persona che ha progetti a Pineto, vedendo pure quello che ha fatto al Druda e in altre situazioni. Sicuramente forse è vero che si sarebbero aspettati forse un altro tipo di campionato, però poi va pure dato merito ad altre squadre, ad altre realtà dove forse fanno anche investimenti superiori a quello che sono in questo momento le possibilità del Pineto. Ci andiamo ad ascoltare il presidente del Pineto, Silvio Brocco, a caldo dopo la sconfitta. Ma è mancato quello che sta mancando forse da 2-3 partite, forse la convinzione, ecco, quella voglia, quell'agonismo, forse quell'agonismo che nel calcio ci vuole, anche perché incontriamo tutte squadre che hanno una classifica inferiore alla nostra e quindi vogliono fare i punti. Ecco, forse ci siamo adagiati un po'. Ci siamo adagiati un po' nel dire tanti risultati, la vittoria bellissima col Matelica, stiamo vincendo 3-1 a San Marino, capito? Ci siamo un po', come dire, un po' esaltati di questi momenti belli. Adesso questi sono momenti non belli. Penso che loro lo sanno e sono coscienti di questo. Ci siamo detti, presidente, in più di un'occasione l'organico c'è, però forse è anche un po' una questione di carattere mentale. Ma quando si perde sicuramente c'è qualcosa che non va. Perciò loro devono vedersi, stare insieme, capire, analizzare bene i punti negativi e rimboccarsi le maniche immediatamente. Non possiamo adesso distruggere tutto ciò che abbiamo costruito fino a più poco tempo. Questo è un risultato, è andata male, ma siamo pronti per ricominciare. Il tecnico Amaulo farà le sue riflessioni con la squadra. Lei che tipo di riflessioni farà? Io ho un ingrato compito, quello di stare attento che le cose vadano bene. Mi auguro che le cose ritorneranno ad andare bene. Queste le parole del presidente Brocco, ma chiedo se a Matteo Di Marzio se quei due gol presi nel finale contro il San Marino siano una zavorra, lo chiedo a te come allenatore e poi anche a Iervese, prendere un pareggio come quello di qualche settimana, di un paio di settimane fa, poi te lo porti dietro? Potresti portartelo dietro, soprattutto perché poi il calcio tutto è mutevole, possono cambiare gli obiettivi dall'oggi al domani. Vedendo la classifica del Pineto, se tu due settimane fa al posto del pareggio al San Marino mettevi la vittoria e poi giustamente la partita successiva invece di pareggiare la vinci, vai a basso con un altro spirito, ti puoi trovare in una classifica nettamente dalla parte alta e sinistra della classifica, invece prendi due gol, uno al 93esimo, uno al 95esimo, poi torni, incontri la Vastese che in casa, mal di là in casa, ha un'intensità, quella squadra che è una di quelle che più mi ha impressionato, e quindi oggi perdi in casa con una squadra che, ecco, oltre a giocare bene però cerca punti salvezze e quindi ci mette quel qualcosina in più sotto il punto di vista della fame, della voglia di tirarsi fuori da zone della classifica basse, e tutto può cambiare in 15 giorni. Come si tiene, chiedo a Iervese, al posto di Amaulo in questo momento, una settimana un po' il sangue freddo, perché che sia un po' nel mirino della critica è inevitabile, un allenatore come mantiene una settimana in cui sa che deve guidare la squadra ma che è un po' nell'occhio del ciclone? Amaulo sicuramente non ha bisogno di consigli, perché è un allenatore molto bravo, esperto, quindi saprà lui sicuramente come fare. Ma in questo campionato io penso che bisogna avere sicuramente equilibrio, perché è facile passare da un lato della classifica all'altro. L'importante è, ecco, avere le certezze in mezzo a campo, avere le proprie idee e cercare di riportarle sul campo per poter fare risultato. Ci sono dei momenti difficili e con il gruppo, con la compattezza si possono sicuramente superare. Poi a Di Marzio gireremo le due considerazioni, qualche giovane promettente e il secondo messaggio, evidentemente un po' ironico, e ti chiedeva quando inizia il campionato del Nero Stellati, perché quando eri in sella alla panchina Pratolandi dicevi sempre la prossima settimana inizia il campionato, il nostro campionato. Sì. Vabbè, poi ti faccio rispondere, giuro, sì, me li sono segnati gli sms.
Vai tranquillo. Va bene. Cambiamo partita adesso. Andiamo a vedere l'Avezzano. La vittoria per 1-0 contro la Vispesaro. Il servizio. La febbre della domenica schizza alle stelle sul rettangolo del Dei Marsi. Incrocio di cartello ed alta classifica, Avezzano, Vispesaro a riempire il programma di questa quarta d'andata. Giampaolo senza Pellecchia, squalificato, Tegola dell'ultimo momento col forfè di Michele Bisegna. Il tecnico chiama Dennis Besana a completare la linea 4 a centrocampo, davanti i soliti Cerone e Dos Santos. Vispesaro a caccia di una vittoria per restare appesa alla corsa del Matelica. 4-3-3 con Olcese terminale offensivo e Cruz a partire dalla panchina. Il primo spunto di cronaca è questo calcio di punizione all'11esimo di cui si fa carico Cerone. Soluzione bassa sul primo palo, palla accompagnata fuori da Marfella. Ancora Avezzano al 14esimo, Besana riceve al limite, entra in area, cerca Cerone. Rasoterra di prima intenzione, nessun pericolo per Marfella. Al 17esimo è una delizia quella che D'Eramo serve a Cerone. Sul controllo provvidenziale la pressione avversaria. Si fa vedere la vista al 24esimo, Fanti coi tempi giusti fa sua la sfera. Non è giornata per Giampaolo, alla mezz'ora si fa male anche Cerone. Primo cambio obbligato dentro il classe 98 Marco Acatullo. Primo tempo molto tattico, a tratti noioso, per uno squillo degno di nota voliamo al 34esimo. Dos Santos premia l'inserimento di Besana, si spalanca lo specchio, rasoterra morbido sul palo alla sinistra del portiere, palla di poco sul fondo. Al minuto 37 Lombardo cambia gioco per Besana, aggancio e gioco di gambe a guadagnare metri, servizio all'indietro per Persia che carica la botta, la sfera sfiora la traversa. Sussulto pesarese nel pieno del recupero, su un cross dalla destra Olcese conclude a rete e trova la risposta di Fanti. Non accadrà più nulla, si chiude il primo tempo sul parziale di 0-0, squadre a rifiatare. Si torna in campo dopo 15 minuti ed è la Vispesaro a battere il primo colpo. Inserimento perfetto di Buonocunto che punta la porta ma non conclude. L'azione sfuma. Sul capovolgimento di fronte la palla del vantaggio è sui piedi di Dos Santos, il brasiliano. È il tempo di coordinare il tiro ma cicca la conclusione ed è tutto facile per Marfella. Il ritmo è alto e i valori tecnici vengono fuori tutti. Provvidenziale la chiusura di Lombardo al 23esimo. Giampaolo mette di nuovo mano ai cambi, fuori Dennis Besana, dentro Michele Priorelli. Cost to cost di Lucas Bardella al 27esimo, fa tutto da solo il centrale di difesa, 60 metri palla al piede e poi viene messo giù. Calcio di punizione, Dos Santos sul punto di battuta, mancino di potenza, Marfella respinge Priorelli sulla ribattuta, miracoloso il portiere pesarese a dire ancora di no. Doppio cambio chiamato da Ridolfo, fuori Carta e Buonocunto, dentro Ridolfi e Cruz. La pazienza premia l'Avezzano, concentrato e ordinato, la manovra che sblocca lo 0-0 è un capolavoro in ripartenza. D'Eramo di intelligenza taglia la difesa per Priorelli che intuisce il movimento, la mette rasoterra centralmente dove Dos Santos aspetta scalpitante per il tap-in che vale l'1-0. La reazione della Vista è tutta in questo calcio di punizione, Fanti la blocca. Si giocheranno 4 minuti di recupero, l'Avezzano chiude il muro di cinta e gestisce il vantaggio fino al triplice fischio del direttore di gara. Vittoria di carattere a dare conferma dell'importanza del campionato avezzanese al cospetto della seconda potenza del raggruppamento. La classifica si accorcia sul secondo e il terzo posto e se il Matelica se ne va, la lotta a un posto al sole è più aperta che mai. Mister, questo è un po' un piccolo capolavoro tecnico perché giocavate contro una delle squadre più forti di questo campionato, con una squadra rimaneggiata, avete avuto pazienza per 90 minuti, sempre sul pezzo, sempre concentrati, alla fine avete affondato nel momento giusto, vittoria meritata. Sì, è stata una vittoria meritata per l'abnegazione di tutta la squadra, per lo spirito di sacrificio. Era una partita molto difficile perché la Vispesaro era la seconda squadra più forte in campionato, per cui la temevamo. Avevamo anche parecchie assenze importanti, però devo dire che i ragazzi sono stati eccezionali. Chi è subentrato ha fatto una grande partita, sta a significare appunto che c'è grande spirito di sacrificio, grande gruppo. Abbiamo meritato la vittoria, penso che non ci sia niente da dire. Parliamo un attimino delle assenze, perché arrivavate senza Pellecchia per via della squalifica e poi invece prima Bisegna e poi la Tegola di Cerone subito a inizio partita. Sì, infatti sono giocatori importanti che fino adesso hanno dato veramente un grosso contributo, non averli è normale che ti penalizza. Appunto poi con una squadra forte come la Vispesaro, però devo dire che, come ho detto prima, i ragazzi sono stati eccezionali, difesa perfetta, i due centrocampisti bene in fase di copertura di possesso palla. Una squadra che cresce sempre di più perché
Il campionato è molto difficile, sono squadre molto forti, però se facciamo queste prestazioni secondo me possiamo dire la nostra. Se il Metallica se ne va, ci sono due squadre, la seconda e la terza, davanti a voi, che però sono sempre più vicine. Sì, anche i risultati penso che siano favorevoli, perché abbiamo accorciato sulla Vastese 3 punti, la San Giustese ha perso ad Aquila, il San Marino ha perso, se non sbaglio, in casa con la Jesina. Sono risultati che per noi è andata bene, ripeto, una partita difficile, ma con grande spirito, con grande voglia, con grande abnegazione siamo riusciti a portarla in porto, e questo va dato merito a tutti i giocatori rosa. Idee tattiche molto chiare per la Vispesa, roba di centro sempre molto alto, non è un caso che il gol dell'Avezzano sia arrivato su una ripartenza ben gestita dall'avversaria. È corretto dire che nel finale forse speravate di portare un punto a casa? No, più che un punto, noi eravamo molto sbilanciati in avanti con giocatori molto offensivi, quali Ridolfi, Cruz, Olcese, lo stesso Baldazzi, poi sostituito alla fine, nel finale da Lignani. Abbiamo cercato di spezzare il match con una giocata, trovando una situazione positiva in fase offensiva. Poi in una di queste situazioni di ripartenza nostra è uscita una ripartenza dell'Avezzano, dove sono stati bravi a trovare il gol. Noi potevamo fare sicuramente meglio in quella situazione. Seconda sconfitta consecutiva, il calendario però non vi aiuta? No, sicuramente no, stiamo affrontando, lo sapevamo, purtroppo coincide con il nostro momento di difficoltà, dove con diversi giocatori con qualche acciacco, fisicamente, psicologicamente magari ci manca qualcosa. Una battuta soltanto sulla classifica, perché il Metallica sembra di un'altra categoria e adesso è una lotta forse a tre per un posto al sole in vista dei playoff. Ma non la guardo la classifica, la guardavo prima, dove era molto positiva, nonostante un Metallica che sta facendo benissimo. Non dobbiamo guardarla in questo momento, ma pensare a quanto di buono abbiamo fatto e di recuperare le forze per fare comunque bene da qua alla fine. Complimenti all'Avezzano che vince 1-0 contro la Vispesaro, il solito Dos Santos che regala i 3 punti alla formazione marsicana. Vediamo la classifica, perché insomma questo era il secondo scontro di alta classifica della giornata. L'Avezzano, non dico che certifica il suo posizionamento all'interno della griglia playoff, però inevitabilmente fa suo lo scalpo di una Vispesaro che, chiedo a Di Marzio, dà sempre l'impressione di giocare non proprio benissimo. Io l'ho vista nell'occasione di L'Aquila Vispesaro. Dal punto di vista, mi è sembrata come squadra, a prescindere dal fatto che l'avevamo già affrontata, però come nomi mi è sembrata una rosa di altissimo livello, però ho visto che è una squadra che ha fatto sempre fatica sul piano del gioco e ha vissuto gran parte di quei 44 punti che ha su poi delle invenzioni personali o da calci da fermo tipo di Radi, oppure di gente, vabbè, che non scopro io, tipo Olcese, Cruz, Baldazzi, gente di che con la Serie D hanno poco, tra virgolette, a che spartire. Però d'altro canto è affrontato una squadra che è in crescita come l'Avezzano, che è una squadra costruita penso per quegli obiettivi e per quella classifica che si trova in questo momento. Tra un po' vado da Andrea Costantini, però volevo un giudizio di Pierluigi Gervesi proprio sull'Avezzano, che è una squadra che inevitabilmente ha un potenziale davanti, soprattutto con i due esterni d'attacco, con gli esterni d'attacco e con Dos Santos, che quando riesce ad esprimere al 100% è una squadra di cui avere parecchio timore. Assolutamente sì, sono d'accordo con te, perché ha un organico valido, costruito per ambizioni importanti, ma posso garantire che l'Avezzano è una delle squadre che mi ha colpito per il gioco. È una squadra che secondo me gioca molto bene, l'allenatore lo conosco, Federico, molto bravo, molto preparato e sta facendo veramente, secondo me, un grande campionato. Andrea, vengo da te perché ci hai segnalato l'azione del gol, non in quanto gol, che è molto bello, ma che cosa volevi farci vedere? Scusatemi la battuta. Bravo Federico Giampaolo, hai fatto con questa azione quello che non riesco a fare io da 6 mesi. Oh, praticamente è un'azione zemaniana.
che praticamente se Zeman vedesse questa azione allargherebbe le braccia e direbbe finalmente vedo qualcosa di mio, perché guardate che palla che da Teramo per Priorelli, bravo Priorelli a fare quello che nel basket è il backdoor, passare alle spalle, tagliare alle spalle del difensore, poi la mette dentro e Dos Santos... Forse Andrea, se vogliamo trovare un neo, la palla andava data un po' dietro, con Dos Santos che deve staccarsi un po'? Ma, no, vabbè. Io vedo, ho visto questa azione davvero bellissima. Bellissima, in velocità, Teramo interpreta bene quello che vorrebbe uno Zeman dal suo calcio. Tu prima hai detto il solito Dos Santos, io mi permetto di correggerti, il solito Teramo che è mancato col Monticelli e anche oggi è rientrato e ha trovato la giocata vincente. Se, non so, se facessi una statistica di quanto è importante Teramo come assistman o come finalizzatore su tutti i gol segnati dall'Avezzano, troveremmo una percentuale altissima. E io spero che Teramo resti in Abruzzo, perché se viene preso da una big, ok, però se deve andare in una Serie C che non sia abruzzese o una Serie B non abruzzese, ci rimarrei male. Questo è un giocatore fortissimo, è un 99 a proposito del discorso fatto prima, e quando lui da esterno ti fa quello che ti fa, ma anche qui ha avuto un movimento quasi da mezzala, che poi vede l'arrivo dell'esterno dalla parte opposta e mette dentro un pallone del genere, Zeman allarga le braccia, oltre che Giampaolo. Certo, chiedo ai due tecnici, azione molto bella, ma forse il terzino sinistro del Vispesaro, un'occhiata deve guardarla o deve seguirlo il taglio, chiedo a Iervesi e a Di Marzio. Sì, stavamo vedendo proprio quello, sicuramente l'azione della Vezzano è un'azione molto bella con il taglio dall'esterno, però ecco, forse il terzino non era posizionato con la postura del corpo bene, perché perde l'uomo e quindi dalle spalle all'avversario è stato facile per l'Avezzano imbucare e mettere la palla al centro per la conclusione dell'attaccante. Sicuramente poteva fare meglio secondo me il terzino. E infatti Andrea, ti riprendono subito, Andrea, tra il terzino e il centrale della Vispesa sono 10 metri, in Serie B 10 sì, metri non li trovi. Però io ora vorrei essere ingeneroso, Priorelli non è che sia un giocatore di primissima fascia nell'Avezzano, l'ha fatto lui il taglio. In Serie B ci sono giocatori molto migliori di Priorelli, come ci sono difensori molto meglio del difensore della Vispesaro, tutto va parametrato. Poi anche le azioni zemaniane, se si difende bene probabilmente si neutralizzano, però qui la giocata c'è e però quindi va valorizzata. Se non ci sono errori dalla parte opposta non ci sono gol. Sicuramente è una giocata preparata, si vede, perché l'esterno va proprio ad attaccare le spalle del terzino, quindi come dice Andrea è un'azione preparata dove si vede che l'allenatore ci lavora. Quando rientra Meritano, cosa fa? Scusatemi, all'inizio dell'azione Teramo come... Andrea, dobbiamo un po' stiglio, sono le 24:00, okay, abbiamo altri due servizi, rapidissimamente, perché poi devo chiedere anche quando la rientra. Giocata di Teramo anche all'inizio, quando va via tra tre giocatori della Vispesaro, prima di fare l'azione personale e mettere dentro il pallone. Ok, quando rientra Menta? Federico non lo so di preciso, spero una settimana prossima, massimo quell'altra. Perfetto, altra squadra in lotta per i playoff, andiamo a vedere la vittoria dell'Aquila 2-1 contro la San Giustese, il servizio. Vittoria meritata dell'Aquila Calcio, 2-1 sulla San Giustese, ma quanta sofferenza nel finale, visto che i rossoblù hanno pensato di avere già in tasca la partita, prestando così il fianco al tentativo di rimonta dei marchigiani. Intanto la zona playoff ora è distante un solo punto. Tra i rossoblù conferma per 10 undicesimi della formazione che ha battuto i nerostellati, con l'unica eccezione di Boucher che prende il posto di Marra. Nella San Giustese, Tascini centravanti, Laringe parte dalla panchina. La gara inizia con qualche minuto di ritardo, visto che c'è qualche problema alla rete, malgrado l'Aquila abbia la superiorità territoriale, sono i marchigiani che al secondo si rendono pericolosi con una incursione di Villa e c'è la parata di Farroni, poi è solo l'Aquila. Al nono Boldrini, uno dei migliori in campo, semina il panico tra gli avversari e poi serve in area Padovani che mette in mezzo con Chiodini.
e deve intervenire per non subire l'autogol di Scognamiglio. Spettacolare al 14esimo il gesto atletico di Padovani, la cui conclusione è alta sulla traversa. Poco prima della mezz'ora la San Giustese deve sostituire il portiere Chiodini, che dopo un contrasto con De Iulis si fa male alla mano destra. Al suo posto il 12esimo Schiavoni. Da qui alla fine della prima frazione non accade più nulla. Nella ripresa è sempre l'Aquila a menare le danze. Al primo giro di lancette Boldrini serve in area De Iulis, che tira alto. 4 minuti e Padovani si trova a tu per tu con Schiavoni. L'estremo difensore respinge, palla di nuovo sui piedi di Padovani che serve Boldrini, di nuovo determinante l'intervento del portiere. Sul conseguente calcio d'angolo battuto da Boldrini arriva la rete di Cafiero di testa. Decisivo il difensore, tentato da una esperienza in Serie C, ma che ha deciso di restare in rossoblù e si regala una domenica da bomber. L'Aquila continua ad attaccare, all'ottavo colpisce il palo con Boucher. Si vede al 24esimo la San Giustese, Villa entra in area e calcia verso la porta. Farroni respinge senza riuscire a bloccare, spazza via Cafiero. Al 28esimo l'Aquila raddoppia, il merito è di Ettore Padovani, che sfrutta nel migliore dei modi l'assistenza di Boldrini. A questo punto l'Aquila si rilassa eccessivamente, i marchigiani si fanno più minacciosi. Al 36esimo arriva il gol degli ospiti su un pallone vagante, la difesa aquilana non è reattiva, ne approfitta Villa che spizza di testa e insacca la sfera alle spalle di Farroni. L'ultimo pericolo per gli aquilani arriva al 42esimo, De Reggi di testa sfiora il palo alla sinistra della porta aquilana. Il pari della San Giustese sarebbe stato una vera e propria beffa, e invece con la vittoria arriva l'aggancio in classifica dell'Aquila sugli avversari di giornata e la zona playoff è lì ad un passo. Abbiamo sofferto un po' nel finale, abbiamo concesso un gol un po' particolare, e fossimo riusciti a non prendere quello probabilmente avremmo condotto diversamente. Poi ovviamente viene anche un po' di paura nel finale, ma soprattutto perché loro ci hanno provato fino in fondo, quindi onore al merito alla squadra che abbiamo affrontato, che è esattamente quello che mi aspettavo, niente di meno sicuramente, e quindi ancora più merito ai ragazzi per la vittoria che hanno portato a casa. Peccato, ti ripeto, le occasioni che non sfruttiamo, soprattutto perché io penso che gli attaccanti, questi gol che possiamo fare darebbero linfa vitale ai nostri attaccanti e potrebbero darci ancora di più per questo finale di campionato. Pian pianino siamo cresciuti, abbiamo comunque trovato le soluzioni che volevamo mettere in atto dall'inizio, cioè tentare di allungarli per andare tra le linee, ci siamo riusciti bene, poi abbiamo sbagliato qualcosa nelle rifiniture più che nelle finalizzazioni, però credo che oggi si sia vista una partita molto molto bella, che in questa categoria non è consueto. Hanno vinto meritatamente, però se noi avessimo pareggiato non sarebbe certo, nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Complimenti, complimenti all'Aquila che, mister Di Marzio, continua a stupire davvero. Allora, attenzione, questa è la domanda delle domande. Buonasera, volevo sapere quanta è stata la soddisfazione di Costantini dopo la notizia dell'arrivo di San Domenico sul vecchio pupillo a Teramo. Ce lo puoi dire con un numero, non lo so. 9,5, perché non si dà la perfezione. Perfetto, torniamo all'Aquila, adesso a Di Marzio. Volevo chiedere un giudizio sull'Aquila, che continua a fare un campionato di altissimo livello, non alto, altissimo. Altissimo livello rispetto a tutte le vicissitudini di un gruppo che è dall'inizio dell'anno, con tutte le vicissitudini societarie. È un'altra squadra che mi ha impressionato per capacità di gioco, per segmenti tattici anche all'interno della partita, una squadra veramente costruita bene, con giocatori bravi, ma soprattutto penso, vedendo le vicissitudini che hanno passato, anche con uomini importanti. È una squadra che, se da qui alla fine avrà la tranquillità dal punto di vista societario, vedendo i nomi e per come gioca, sicuramente una squadra che potrebbe non solo inserirsi nel treno playoff, ma dar fastidio a tutte le altre squadre. Assolutamente. Peraltro oggi in gol Cafiero, mister Iervese, un giocatore che ha rifiutato categorie superiori per rimanere all'Aquila. Ecco, i grandi risultati arrivano quando ci sono giocatori che oltre alle qualità tecniche hanno anche qualità morali. È la dimostrazione di questa squadra, perché tanti, nonostante i vari problemi societari e economici, sono rimasti con il proprio allenatore e stanno facendo veramente un campionato molto, molto bello.
e secondo me, come diceva Matteo, è una squadra che può arrivare fino alla fine, perché ha, sia a livello di organizzazione di gioco, perché l'allenatore è veramente molto bravo, una squadra che gioca bene, ma anche e soprattutto sui singoli, perché giocatori, hanno giocatori di categoria superiore. Peraltro, prendo spunto da questo SMS, peraltro al di là della location molto bella dello stadio Gran Sasso Italia di Tola Concia, il manto è praticamente perfetto ed è una squadra che è abituata proprio a giocare su un campo che permette di giocare in un certo modo solo se lo fa in grande velocità. Siete d'accordo? Assolutamente, il campo è determinante, soprattutto se una squadra vuole imporre il proprio gioco, una squadra che vuole fare costruire dal basso le proprie giocate, avere un campo così penso che possa solo avvantaggiare. Siamo per andare a Campobasso. Sì, non parlerei di campo perché sinceramente, con tutto il rispetto, ecco, non avevo nemmeno uno per giocare. Quindi. Ti posso, lo sai perché stavo venendo da te? Perché stavo dicendo, si parla di campi un po' il dente scoperto. Perché stavo venendo da te dicendo, a proposito di campo, adesso dovrei parlare di Nero Stellati andando a vedere il servizio della partita e poi parlare con Di Marzio, che un campo non ce l'ha avuto almeno questa stagione. Però io direi di andarci a vedere prima il servizio di Campobasso Nero Stellati 1-0. Il servizio è di Gianni Bruno, poi rientriamo e facciamo le considerazioni finali. Vediamo. Il Campobasso infila la terza vittoria consecutiva, ma la proprietà continua a storcere il muso per la risposta della piazza. Troppo poco presente allo stadio, a dire dei presidenti Leone e De Lucia, che così indicano il silenzio stampa. Sul campo il Campobasso probabilmente difetta nella prestazione complessiva, ma strappa un successo sofferto e pesante e di rigore. Debutta Menna, ancora assente Capozzi, recupera Varsi. Al 13° la punizione di Del Duca sorvola di qualche metro la traversa, mentre al 18° scappa proprio Varsi sulla destra, l'assist perfetto per Augustus, che non riesce ad impattare il pallone. Avrebbe potuto fare male al Nero Stellati. Il Campobasso a dettare legge al 20° il cross di Del Prete si stampa direttamente sulla parte alta della traversa prima di uscire. Al 24° Augustus, completamente dimenticato dai bianchi, carica un destro pieno che guarda da vicino il palo della porta ospite. Ci sono anche gli ospiti. Al 34° discesa a destra di Mamadou, palla messa in mezzo in ritardo l'altra punta per il Nero Stellati. Prende una buona dose di coraggio e fa notare al 38° una grossa palla gol. Il tiro, che sembra già destinato alla rete di Giallonardo, è intercettato da Benvenga, a dir poco provvidenziale. I ritmi sono da allenamento del giovedì, e lo stesso Campobasso che non li alza, favorendo così l'autostima del Nero Stellati. Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero. Nella ripresa Foglia Manzillo capisce subito che qualcosa non va ed in 11 minuti provvede a tre cambi. Fuori Menna, Del Prete e Balistreri, entrano rispettivamente Elefante, Salim, Ribeiro ed Evacuo. Al 18° l'episodio che sblocca il punteggio nasce da un fallo di Puglielli su Augustus, lesto il signor De Capo ad Inola nell'indicare il dischetto. Bravo Evacuo dagli 11 metri a spiazzare Parente, portiere abruzzese. Un vantaggio che consente ai rossoblù probabilmente anche di sbloccarsi a livello mentale. Al 25° la conclusione di Salim Ribeiro termina al lato, mentre qualche secondo più tardi incursione di Augustus, che dal fondo effettua un tiro cross che Bsindu deve spazzare dalla linea di porta. Nero Stellati pericolosi. Al 27° lanciato in profondità Mamadou, ci vuole tutta la bravura di Landi per proteggere l'1-0 di casa. Fase buona per gli abruzzesi, che invocano con forza un penalty. Al 28° dopo un'uscita di Landi su corner, Augustus a fare una scivolata vistosa su Pacella, che fa arrabbiare i pratolani lasciando più di qualche dubbio. Il fischietto campano giudica regolare l'HD. Fra rigori dati e quelli chiesti inseriamo anche l'episodio spettacolare del 26° quando Augustus è indemoniato sulla fascia sinistra, lotta tantissimo prima di essere affrontato in aria, forse irregolarmente, da Pacella. L'arbitro sorveglia tutto da pochi metri e fa giocare. Esce Augustus, entra Vecchione,
Proprio al 90esimo, altro episodio rivedibile, Ribeiro salta Basindu e cade, a seguire si becca un giallo per simulazione, mentre al 91esimo si levano le urla di Selvapiana per un fuorigioco assolutamente inesistente, rilevato a Varsi, lanciato a rete su passaggio di Marzano, macroscopico l'errore dell'assistente. Gli ospiti si riversano in avanti, al 95esimo punizione di Pacella, corretta di testa ma fuori da Mamadou, finisce con la tensione campo Bassana che si sbriciola dopo i 5 minuti di recupero. Terza vittoria consecutiva e festa fra tifosi, squadra e presidenti. Si rivede dopo tempo a Selvapiana anche l'altro vertice, Marco De Lucia. Sabato prossimo rossoblù impegnati nell'anticipo di Francavilla. Eh sì, sabato Campobasso a Francavilla. Io penso che Pierluigi Gervese in settimana, tra le cose che preparerà, dirà ai suoi difensori: attenzione a Carbo, perché fa dei tuffi che nemmeno Mark Spitz, insomma, nemmeno un grande tuffatore. Insomma, lo rivediamo. Però si gioca a Francavilla, a pochi metri dal mare. Ah, tu dici, magari gli mettiamo anche un trampolino, così si possono fare, sì. Così va proprio bene, proprio col costume. Vediamo il calcio di rigore, l'azione che porta al fallo, che poi porta al calcio di rigore che decide la partita. Eccolo qua, l'inserimento sulla sinistra proprio. Guarda, di Augustus, ma si tuffa anche male, talmente male che lì l'arbitro, già anche per come si tuffa, dovrebbe guardate qui. Proprio davvero male, in maniera goffa e anomala, e lì l'arbitro, già per come va a terra Carbo, che tra l'altro è un giocatore forte, altro 99 della Sierra Leone, futuro Callon, l'arbitro doveva dare la simulazione. Siete d'accordo? Più che stare attenti ai tuffi, dobbiamo stare attenti alla sua velocità, perché è un giocatore che ha come caratteristica principale una velocità pazzesca, quindi può mettere in difficoltà tutti, soprattutto se si dà campo. Poteva essere però anche un giocatore che poteva consegnare un calcio di rigore, se solo l'arbitro l'avesse visto o fosse stato d'accordo, poteva consegnare un rigore al Nerostellato, sì. Perché il rigore sul Pacella è netto, fallo proprio di Carbo, che difensore sì. Non è, vediamo, magari, eccolo qua. Quante le cose non vanno in una stagione, lo parlavamo prima, il primo rigore è assolutamente inventato, questo è nettissimo, è solare, e quindi è proprio la dimostrazione di come si fa a dare un rigore del genere. Le annate vanno male, questa è l'esempio lampante di ciò che possa accadere durante una stagione. Insomma, neanche lo commentiamo, perché come si può non dare un rigore del genere? Cioè, capisco, è un po' come oggi diciamo che oggi in Crotone Cagliari, peraltro, Andrea, c'è anche l'aggravante del VAR, insomma, io capisco, ma non pesantemente dare un penalizzato dall'arbitro la squadra dei Nerostellati, è evidente, c'era un rigore, e poi il Campobasso ha avuto un rigore che non c'era, e anche gli altri due non c'erano, perché un'altra è una simulazione e un altro intervento fuori area, quindi l'unico rigore che c'era era quello su Pacella. Per quanto oggi ti è piaciuta la Vassese, non l'ho vista e quindi non posso dare un giudizio su come ha giocato la Vassese. Andrea, ci scrivevano, la partita tra Nerostellati e Avezzano si giocherà a Sulmona o a Pescina? Guarda, probabilmente innanzitutto c'è il rischio che si possa giocare di sabato. Sì, perché mi è stato detto, però riconosco di non aver verificato, quindi perdonatemi, però pare che ci sia l'insediamento del Vescovo domenica a Sulmona, e quindi per questo motivo la partita è stata anticipata a sabato. Sabato. Non so dire se a Pescina o a Sulmona. Per mister Gervese, quando è previsto il recupero con il Monticelli? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo di preciso. Però quello che è certo è che Francavilla sabato anticipa contro il Campobasso, sì, al Valle Anzuca. Ora, visto che abbiamo Matteo Di Marzio, devo farti alcune domande che riguardano il Nerostellati. Innanzitutto, riprendo quel messaggio che mi ero segnato prima. In quale domenica sarebbe iniziato il campionato per il Nerostellati di Di Marzio? Ma guarda, questa partita qua mi fa pensare alla quarta di ritorno, la quarta di andata con il Campobasso.
Le annate certe volte nascono in un modo, e ricordo quella partita, mi sembra che anche qui Iervese c'era presente a vedere quella partita, una partita tra virgolette stradominata, la vinciamo 1-0, rientriamo negli spogliatoi, subiamo, ci facciamo un autogol con Pacella, un autogol che non capita secondo me spesso. 1-1, torniamo giù, prendiamo rigore, sbagliamo il rigore del 2-1, infine perdiamo al 91esimo su 2-1 con D'Agostino. E quindi è stata un po' dura, sapevamo, è inutile rispondere, messaggi quando iniziava e quando iniziava. Pensavo che effettivamente rispetto a quelli che erano i nostri programmi, confermare una squadra che aveva vinto, qualcuno lo portavo dalla promozione, qualcuno che aveva vinto l'eccellenza, confermare quel gruppo avrebbe potuto, ecco, dopo alcune partite, dopo aver pagato uno scotto tra virgolette anche importante, dovuto anche effettivamente a un calendario che nelle prime 5-6 giornate ci ha visto incontrare Campobasso, Francavilla, L'Aquila, e quindi tutte squadre che erano nettamente costruite per altri obiettivi. Pensavo che quel gruppo potesse, attraverso l'entusiasmo, attraverso la voglia di misurarsi in un campionato importante come quello della Serie D, ciò non è avvenuto, però la squadra, questo non lo dico perché in quel momento ero l'allenatore di quella squadra, la squadra aveva sempre mostrato di giocarsi le partite sempre con tutti, tranne con quelle squadre tipo Francavilla, Matelica e L'Aquila, dove effettivamente avevamo pagato uno scotto non soltanto sotto il punto di vista della fisicità, ma anche come organizzazione e come curriculum degli avversari. E qualcosa è mancato, qualcosa è mancato. Cosa ti rimproveri? Cosa potevi fare in maniera diversa o fare che non hai fatto o non fare che hai fatto? La cosa che mi è dispiaciuta sinceramente è che dopo volermi giocare le chance in Serie D, le mie chance di salvezza, all'Esio Ricci, in un campo che sentivo, in uno stadio che sentivamo nostro, in uno stadio dove in un anno di promozione, in un anno di eccellenza, solo due squadre, due in promozione, uno solo il Cupello l'anno di eccellenza sono riusciti diciamo a vincere alle Sorici, mi sarebbe piaciuto poter difendere la Serie D in uno stadio che sentivamo nostro, e quindi sinceramente l'ostacolo della Serie D già era grande per quelle che erano le possibilità di quella squadra, della squadra e della società, però poi effettivamente dover emigrare, dover giocare quasi 34 partite in trasferta, sinceramente un po' di rammarico c'è stato, perché pensavo che si capisse l'importanza della Serie D, invece qualcuno forse ha pensato che la Serie D era un campionato giusto che, tant'è che in 100 anni non si era mai raggiunto un obiettivo del genere, però purtroppo adesso è andata. Auguro alla Piazza di Pratola, alla società, al presidente Pace, che rimane sempre nel mio cuore una persona stupenda, e tante altre persone, auguro di giocarsi tutte le chance per quantomeno arrivare ai play-out, anche se vedendo anche la partita di oggi ti dà la dimostrazione di quando un'annata non va, perché pure oggi, vedendo la prestazione dei ragazzi, avrebbero meritato sicuramente di uscire con ben altri risultati, non solo per i rigori ma anche per le occasioni create. Peraltro il tuo divorzio, intanto ti ringrazio per quello che hai fatto a Pratola, il tuo divorzio con la società. Grazie. Pratolana è avvenuto attraverso non un esonero, ma attraverso le tue dimissioni. Ma sì, ci siamo sentiti col presidente dopo la sconfitta con il Campobasso, c'erano state, purtroppo non mi era sembrata la mia squadra, e quindi quando poi vedi che nonostante le prestazioni che c'erano state prima, e la squadra aveva avuto sempre l'impressione di potersela giocare con altri, creando anche occasioni e creando anche facendo delle partite, ma anche delle belle partite. Dopo la sconfitta di Castelfidardo, e vedo figlia di una settimana un po' particolare, però adesso al di là delle giustificazioni del caso, ho visto la squadra che effettivamente non aveva mostrato quella reazione e quel carattere che è sempre stato
l'orgoglio di quella, della, delle mie squadre, e quindi a quel punto ho parlato con il presidente, mi è sembrato un atto dovuto nei suoi confronti, perché credevo che ci fossero e ci siano ancora i margini per lottarsi le chance alla salvezza, e quindi con il presidente a malincuore, però mi è sembrato un atto dovuto e di responsabilità nei suoi confronti, soprattutto da sprone nei ragazzi per un'assunzione maggiore delle proprie responsabilità. Altro sms che mi ero segnato, davvero siamo in chiusura. Allora, se potete far rivedere la Vastese, è la seconda volta che non sono potuto andare allo stadio. Andrea Jacopo, mi siete tanto simpatici, grazie. Allora, guarda, l'abbiamo fatto rivedere, però sul nostro sito e sul canale YouTube c'è, peraltro, in realtà dopo la fine di questa trasmissione andrà subito in replica, quindi sarà il primo servizio, caro amico, lo rivedrai tra poco, saremo anche noi, ma sarà una replica. Al mister Di Marzio volevo chiedere un nome di un giovane promettente che hai visto e che ti segnalano da casa? Ma direi due dei miei, dai, Bruni e Cicconi. Ok, e poi adesso vai a vedere le partite, ma insomma conti di rimetterti presto? No, in questo momento mi aggiorno, sto vicino a mia moglie che a fine febbraio mi darà il secondo figlio. Stai per avere una bella sì. Notizia. E poi cercherò, perché... Sei già maschio. Un altro maschietto. Allora, tanti auguri. Grazie. A tua moglie. Considero un allenatore, noi allenatori ladri di idee, quindi approfitterò, ecco, con la presenza di Gigi, andrò a vedere tanti altri amici, se ci sarà la possibilità. Quindi giustamente vedere come lavorano e poter migliorarsi, guardare partite, allenare l'occhio e studiare, cercando di continuare a migliorarsi sempre, cercando di trovare prossimamente un progetto che possa fare al mio caso. L'ultimissima, Pierluigi Gervesi, a cui chiedo come sono i rapporti con Calderoro. Ti chiedono e ti chiedo se, insomma, oggi il presidente è venuto negli spogliatoi, cosa vi ha detto a fine gara? No, io ho un rapporto bellissimo col presidente, è una persona che stimo tantissimo e sono contento e lo ringrazio pubblicamente per avermi dato questa occasione. Spero di non deluderlo e speriamo di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati tutti insieme, che sono i playoff. Assolutamente sì. Prossimo turno, lo vediamo rapidissimamente, perché è probabile, Andrea, che ci saranno alcuni anticipi. Lo vediamo, sì. 22esima giornata, Fabriano Recanatese, Francavilla Campobasso è certo al 100%, sabato si anticipa. Jesina Vastese per cercare una rivincita per la Vastese, Monticelli Matelica, Nero Stellati Avezzano. Come avete sentito, c'è un'opportunità di poter giocare di sabato, ma non è ancora confermata, staremo a vedere. Agnonese L'Aquila, terza partita a rischio, Andrea, per un anticipo, è questa, San Nicolò Castelfidardo. Esatto, penso che si giocherà, se il Castelfidardo sarà d'accordo, si giocherà di sabato al Castrum Orsini di Giulianova, altrimenti si dovrà giocare di domenica in un campo ancora da decidere. San Giustese San Marino, Vispesaro Pineto, sarà la 22esima giornata. Io ringrazio Andrea Costantini in redazione e lo ritroverete domani sera nel corso di replay con Enrico Rocchi. Siamo nelle fasi finali del calciomercato, quindi Andrea vi darà tutte le ultime, ma ovviamente per tutti i tifosi del Pescara gli approfondimenti sulla formazione di Zeman impegnata sabato a Frosinone. Ringrazio Matteo Di Marzio, in bocca al lupo mister Crepi, e grazie a voi per l'ospitalità. Ti auguriamo di trovare una panchina più presto, un in bocca al lupo grandissimo anche a Pierluigi Gervese. Grazie, ciao mister. Grazie a voi per l'invito, Crepi Lupo. Grazie anche all'ufficio stampa del Francavilla, a Valerio De Carolis, che saluto e ringrazio come sempre. Grazie a Maurizio Daguini in regia, grazie a tutta la squadra, davvero tecnici e giornalisti di TV6, che anche oggi ha confezionato l'Abruzzo del pallone, che torna domenica prossima, ovviamente alle 19.30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.